Allora, Michele, questa sera in scena? Senza di me? Mi fai le domande tu? Ah, però, bello, è la prima volta che ci facciamo le domande e ci diamo le risposte. Questa sera in scena per la prima volta da solo, dopo 30 anni di spettacoli in coppia, oppure come con Bagliani quella volta in 100, come di solito in 10-15. Quando si è da soli c'è ancora più bisogno degli altri, quindi ho coinvolto un sacco di persone. Ho per fortuna vicino delle persone straordinarie che mi hanno fatto da specchio. In realtà gli ultimi anni ero abituato a stare fuori, a fare le regie, poi mi stava venendo un po' di pancia e allora insomma bisogna cercare anche di tenere il fisico oltre che la testa, quella è già più difficile, in linea. E allora quest'idea di fare uno spettacolo con i mezzi che abbiamo noi danzatori, quindi le forme, i sentimenti, le emozioni. All'inizio eravamo anche partiti con un gran testo, avevo voglia di fare, mi ero messo in testa di fare quello che non avevo mai potuto fare visto che c'erano gli altri in scena, quindi delle follie, delle cose straordinarie. E il lavoro invece nelle ultime settimane ha subito, si è avvantaggiato di grandi tagli e alla fine facciamo sempre lo stesso spettacolo, cominciamo, continuiamo e finiamo, forse è anche giusto così. Quindi ero partito con un gran fragor di piatti, volevo anche chiamarlo, infatti il titolo non c'è ancora, non sappiamo proprio come chiamarlo, volevo chiamarlo Sono qui per togliermi qualche soddisfazione, poi a parte che è brutto come titolo perché era lungo, però in qualche modo conteneva il senso. Invece poi ha preso una piega astratta, più emozionale, meno narrativa. E questa sera lo facciamo vedere per la prima volta qui a Sansepolcro. E come tutte le prime volte c'è molta vibrazione e molta anche gioia, molta paura. Uno pensa che dopo tanti anni si fa il callo, invece si è sempre più emozionati, sempre più vibranti. E più si sa, meno si sa.